Buongiorno, ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina, in apertura della nostra trasmissione, vi parliamo di un concerto che si terrà al Duomo di Teramo, organizzato dall'Associazione Enisea. Poi ci occupiamo di autismo e di un'associazione che raccoglie genitori di bambini affetti da autismo. E ancora verrà a trovarci nei nostri studi la consigliera regionale di parità Letizia Marinelli. E infine, come ogni giovedì, ci saluteremo con il nostro amico Mario Lamberti. La programmazione di oggi su Teleponte prevede alle 12.30 cucine, ma alle 14 la prima edizione del nostro notiziario, alle 15 quattro chiacchiere a quattro giorni, alle 17.15, alle 17.30 l'edizione flash del TG, alle 19.15 l'edizione serale del nostro notiziario. Vi ricordo che potete seguirci sempre comunque in diretta e in differita sulla nostra web TV all'indirizzo www.teleponte.it. Questa mattina, prima di iniziare, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra collega Pamela Di Ovidio. Tanti auguri Pamela da parte di tutta Teleponte, ma cominciamo subito. Intanto vediamo che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni per oggi in provincia di Teramo: cielo sereno per l'intero arco della giornata, deboli e innocui addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie, massime comprese tra 33 e 36 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 31 e 34 gradi sulle coste, venti deboli a regime di brezza, mare quasi calmo. Iniziamo la rassegna stampa con il quotidiano Il Centro dalla prima pagina. La cronaca: muore nel frontale in moto. Scontro sulla bonifica, la vittima è di Martinsicuro. Liste d'attesa, ASL di Teramo, 394 giorni per un esame all'ospedale. La rapina a Silvi, bandito assalta la banca per 20.000 euro. Tentato omicidio, perde la casa e spara al proprietario. Questa è la cronaca che arriva da Chieti. Le province, uffici da accorpare, Chieti Pescara e L'Aquila Teramo, i dipendenti sono 7.000. Addio rimborsi per la nevicata, l'Abruzzo ha chiesto 22 milioni, pronti 9 per tutta Italia. Poi ci sono i tagli, in Abruzzo saltano diversi uffici postali, per la precisione quelli a rischio sono 73, sono i più piccoli. Poi le notizie economiche, sviluppo e ambiente, mezzo Abruzzo sotto le trivelle, in cambio le briciole, imprese in Abruzzo, interessi da record. La cronaca di Teramo, la sanità, pazienti penalizzati, ospedale 394 giorni per fare un esame. Ad Atri e al Mazzini di Teramo le liste d'attesa ancora record, occorre più di un anno per una mammografia o un ecodoppler. Il sindacato denuncia la CGIL, macchinari vecchi e prenotazioni inutili sono le cause principali del problema. Oggi un convegno a Teramo per trovare le soluzioni. La storia, un figlio dice: mia madre, 85 anni, dovrà aspettare fino al 2013. L'inchiesta, la piccola Sara, bimba muore a 3 anni, medici a giudizio, accusati di omicidio colposo, la pediatra e il rianimatore dell'ospedale di Sant'Omero saranno processati a dicembre. Il giudice ha deciso, la famiglia è di Tortoreto, chiede giustizia per la bambina giunta con la febbre in ospedale il 27 dicembre del 2009. Alla Gammarana di Teramo ripartono gli espropri per lo svincolo dell'8-0. I roghi in città, l'incendio sfiora la superstrada, il fumo costringe la polizia a rallentare il traffico dopo Collurania. Crisi, 400.000 euro per evitare tragedie. Gli imprenditori arrivano a suicidarsi, ma parte dalla Camera di Commercio di Teramo l'aiuto per facilitare i prestiti. Strada asfaltata, il Comune di Teramo ha completato la messa in sicurezza del canile in contrada Carapollo. Le nomine nel CDA del Braga, nuovo presidente il professor D'Amico, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Silvi, parroco Don Camillo contro il sindaco. Silvi Vallescura Peppone viene accusato sui volantini dal sacerdote che finisce su Facebook. La Coppa Interamnia, lo sfogo di Montauti, Teramo perde la Coppa. Dopo il grande successo della 40ª edizione, i nodi vengono al pettine. Il patron dell'Interamnia chiede i fondi FAS alla Regione per pagare i debiti. Civitella Ponte rimane chiuso per i lavori fino a dicembre. Dove andare al via questa sera la super sagra di Poggio Cono. Lo sport per tutti. L'ASI presenta le gare dell'estate tra Teramo e Pineto, competizioni di nuoto, tennis e pattinaggio. A Fano Adriano parte sabato il mega concorso per gli esperti dell'organo. La cronaca, muore a 41 anni nel frontale in moto, schianto contro un'auto sulla bonifica del Tronto a Controguerra. La vittima è Silvio Corsi di Martinsicuro. Qui c'è la foto drammatica del luogo dell'incidente, la scena dell'incidente mortale che si è verificato ieri notte sulla bonifica del Tronto all'altezza di Controguerra. A Sant'Omero, aereo caduto, escluso il malore del pilota. E poi c'è l'inserto Aquilone, intanto i riti dell'estate, bere in compagnia, mojito e aperitivi, l'irrinunciabile piacere del drink. Ci sono tutti gli appuntamenti dell'estate abruzzese, tutte le notizie utili. Per quanto riguarda Teramo, la rassegna a Teramo, Alternativa Cinema, propone La sorgente dell'amore. Picchia per soldi anziana madre, finisce in carcere il figlio violento. Ad Alba Adriatica lo faceva per acquistare l'alcol, la donna di 73 anni maltrattata per decine di mesi. L'uomo, un invalido, se non otteneva il denaro arrivava persino a darle pugni e colpi alla schiena. Delitto Fadani, Levakovic arrestato per evasione. Commessa coraggiosa sventa una rapina ad Alba Adriatica, davanti ai banditi la dipendente della gelateria afferra l'incasso e si barrica nel retrobottega. Sesso e droga e allarme nel quartiere Tronto di Martinsicuro. Tortoreto, grande festa per le 7 bandiere blu assegnate a tutta la costa teramana. A Giulianova i commercianti contro l'isola, cresce la protesta di Piazza Buozzi, il comune risponde estendendo il divieto fino a 1 di notte. Precari a casa, a rischio servizi del comune di Giulianova. Spiaggia per cani in Campo I Verdi, dopo la rissa e le denunce, nuova manifestazione di chi è favorevole alla spiaggia per i cani che è stata inaugurata domenica scorsa a Giulianova. Silvi si fa aprire dal direttore per rapinare 20.000 euro. Colpo alla filiale del Monte dei Paschi prima dell'ingresso del pubblico. Il bandito terrorizza il funzionario raccontando di avere in ostaggio la famiglia. SEL accusa, bocciata la risoluzione sugli ex LSU a Roseto. Il fatto, testimoni di Geova in 4.000 a Roseto sono attesi nel fine settimana, da venerdì a domenica, quando si terrà l'assemblea del distretto dei testimoni di Geova. Ancora Roseto, parrucchiere ed estetiste aperte anche la domenica. Avviso sulla buca, caduta Cristiani, cartello ironico in via Latini dove il comune non ripara la strada. Ad Atri la giunta, il tribunale è salvo per la sede che diamo gratis, dice la giunta atriana. Ed è tutto per la cronaca, adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie sportive di questa mattina. Dilettanti, la città di Giulianova oggi incontra i possibili soci. Teramo Calcio, arriva il terzino Montanari, la società scarica Vitone. E poi per il basket, il Teramo Basket, il comitato si arrende, parla assenti, dispiace sia finita così, ma da soli non potevamo portare avanti un debito di 8 milioni di euro. Ultime possibilità sono la Serie C regionale oppure la Serie D. Per quanto riguarda l'atletica leggera, D'Onofrio ai mondiali, parteciperà ai mondiali juniores. È tutto per il quotidiano Il Centro, adesso leggiamo insieme Il Messaggero.
Tanto dalla prima pagina, delitto Fadani, un rom era evaso dai domiciliari, arrestato, torna in carcere. Andiamo nelle pagine interne, quelle di Teramo, della provincia di Teramo. Mala sanità, bimba morta, due medici alla sbarra. La piccola Sara, in preda a febbre, venne ricoverata nell'ospedale di Sant'Omero. Incriminati per omicidio colposo, pediatra e anestesista. Lo spettro di una tremenda malattia. L'allarme, la donna deceduta in ambulanza, per i sindacati il problema potrebbe ripetersi. L'8-0, ripartono gli espropri per lo svincolo della Gammarana, progetto strategico, dice l'assessore a ramo. Il crack per Maurizio Di Pietro, va sospeso il processo, non è in grado di capire, richiesta della difesa dopo l'esito della perizia psichiatrica. Alba Adriatica, invalido pestava la madre per avere i soldi, è stato arrestato. ASL, troppi, 86 milioni di euro per la mobilità passiva. La CGIL attacca e punta il dito sull'inappropriatezza dei ricoveri, esami diagnostici e lunghe liste di attesa. Giulianova, domani il duo Ficarra e Picone, ad agosto arriva Renzo Arbore. A Silvi, Banca Toscana, giovane accompagna il direttore e lo rapina di 20.000 euro. Tra le notizie in breve, 400.000 euro per le imprese arrivano dalla Camera di Commercio di Teramo. A Martinsicuro, blitz contro gli abusivi, parrucchieri aperti la domenica invece a Roseto. Giulianova, gli ambulanti in fuga sull'Arenile, i vigili li inseguono, 20 sequestri, irregolari anche al mercato e nei campeggi. Mentre a favore della spiaggia riservata ai cani, domani ci sarà una manifestazione dei Verdi. Val Vibrata, guerra al commercio abusivo a Martinsicuro e Tortoreto. Roseto, fornaciari, porta a porta, non era più rinviabile. Delitto Fadani, torna in carcere uno dei killer, ai domiciliari per la condanna, ma i carabinieri non l'hanno trovato e accusato di evasione. Alba Adriatica, le urla della cassiera fanno fuggire i rapinatori. Giulianova, Giulia Servizi più nominata la Conte, è stata nuovamente nominata come amministratore unico della Giulia Servizi più. Giulianova, giostre dopo la lite, denunciati in sei. È tutto per la cronaca, adesso lo sport. Seconda divisione, De Patre firma con il Chieti, Montanari invece al Teramo. L'evento sabato all'Arena Quattro Palme, ex Rosetani per i terremotati. Per il basket Teramo, il comitato accusa Pellecchia, ha ripianato ma senza pensare al futuro. Il nostro progetto, hanno detto ieri in una conferenza stampa, è fallito per i debiti e la diffidenza delle imprese. Sabato la Lega ufficializzerà la fine del club biancorosso. Atletica, D'Onofrio, che è l'atleta sangrino, che però indossa i colori dell'Atletica Gran Sasso Teramo, decimo ai mondiali juniores. Ed è tutto anche per il quotidiano Il Messaggero. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme gli altri due quotidiani locali. Proseguiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città. Dalla prima pagina, ASL, sotto inchiesta il CUP, la finanza sequestra tutti gli atti sulle assunzioni del personale al centro unico di prenotazione della ASL. La procura indaga sui riassorbimenti dei dipendenti di una cooperativa da parte di un'altra che ne aveva ereditato l'appalto. Per ora nessun indagato, poi nessun malore. L'autopsia sul pilota dell'aereo caduto a Sant'Omero dice che il sanbenedettese che è morto nell'incidente con l'aereo è morto sul colpo e non per un malore. Dunque Teramo, sotto inchiesta al CUP, la finanza sequestra tutti gli atti sulle assunzioni del personale. La procura indaga sui riassorbimenti dei dipendenti di una cooperativa da parte di un'altra che ne aveva ereditato l'appalto. Per ora, come leggevamo dalla prima pagina, non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. La denuncia della CGIL e la sanità negata in provincia di Teramo colpisce soprattutto i più anziani. La rivoluzione al Ruzzo comincia dai super stipendi. Il senatore Paolo Tancredi giudica il momento attuale dell'acquedotto e invoca una rivoluzione copernicana, anche tecnologica. Dice Tancredi, hanno fatto il wifi ma i serbatoi li controllano a vista e al centro-sinistra dice loro non parlino. Il direttivo del PDL Comunità Montana, la presidenza va a Palumbi. Nomine il professor Luciano D'Amico, il nuovo presidente del Braga. Il ministero ha scelto in CDA per il comune c'è Alessia De Paulis.
Teramo perde la sua provincia, il vero dibattito è sulla regione Abruzzo, prima ancora che sulle province accorpate, è il parere del professore storico Roberto Ricci. La storia quando andavamo dal Tronto alla Pescara, lo dice Giovanni di Gian, lo racconta Giovanni di Giannatale. L'appello dei direttori delle biblioteche, le biblioteche dicono si regionalizzino. La crisi, le poste cancellano 30 uffici postali nel Teramano, Ruffini, una mazzata tremenda per tanti comuni e poi c'è l'elenco di tutti gli uffici postali in provincia di Teramo che verranno cancellati. Progetti, l'8-0 alla Gammarana, ripartono gli espropri, ricomincia l'iter per la realizzazione dello svincolo. E poi c'è una lettera dei dipendenti della Teramo Lavoro, noi Teramo Lavoro e la UIL, c'è tutta la lettera dei dipendenti che sono coinvolti in questa vicenda della società in-house della provincia di Teramo. E poi continua il dibattito che si è aperto in città grazie alla nostra trasmissione Link di qualche venerdì fa dedicata al carcere teramano di Castro. Dopo l'intervento del segretario del SINAP, oggi c'è una mail di un radicale, di Renato Cimina, dei radicali italiani. In quella trasmissione sul carcere di Castrogno, noi convitati di pietra, a prescindere da quello che è il parere di tutte queste persone che stanno intervenendo, grazie all'attenzione riservata dalla nostra emittente al carcere teramano di Castrogno, Cimina comunque nella mail ringrazia proprio Teleponte e dice grazie a Teleponte per le sue trasmissioni sul carcere che hanno il merito di informare i cittadini. E va detto che Teleponte più di una volta ha dedicato dei dibattiti e trasmissioni che abbiamo realizzato anche all'interno dello stesso carcere teramano di Castrogno, dunque grazie anche alla nostra emittente. I fari spesso sono puntati nel bene e nel male sul carcere teramano di Castrogno e la trasmissione di qualche venerdì fa proprio dedicata alle problematiche di Castrogno ha riacceso l'attenzione sul carcere teramano e le varie prese di posizione ne sono ovviamente la dimostrazione. Sant'Egidio alla Vibrata, emergenza idrica, serve più collaborazione. Cronaca, la commessa di una gelateria mette in fuga due rapinatori. Giulia Servizi, torna Simone Conti alla guida della società. Giulianova, raccolta dell'organico a Singhiozzi nonostante i passaggi intensificati. Provincia prende a sediate la madre per 10 euro, è successo ad Alba Adriatica, arrestato un 38enne di Alba che da mesi pestava l'anziana per estorcerle denaro. Tortoreto, la piccola Sara morì a 3 anni, ha processo la pediatra e il rianimatore che la curarono, Mariangela Ferrari e Pietro D'Ursi, rinviati a giudizio dal giudice di Teramo. L'accusa è di omicidio colposo, prima udienza il 5 dicembre. Turismo, l'intervento, l'Assoturismo si prende meriti che non ha, la campagna estiva è stata condivisa 8 mesi fa, lo dice il presidente di Federalberghi Abruzzo. Martinsicuro, bigiotteria venduta sul lungomare in spiaggia, nuovo blitz congiunto, 40.000 euro di sanzione e 10.000 euro di merce sequestrata. Silvi Marina, Banca Toscana, il direttore apre al rapinatore. Alba Adriatica, Danilo Levakovic, il rom coinvolto nel caso Fadani, torna in carcere per evasione. Giulianova, lotta alla vendita ambulante, controlli a raffica. L'inserto speciale estate, è arrivata una nave carica di risate, domani sera al porto di Giulianova lo spettacolo di Ficarra e Picone, sognando poi l'arrivo di Renzo Arbore che ci sarà più in là durante l'estate. Giulianova, il cinema all'aperto cambia piazza ma non la qualità dei film, da Piazza Buozzi si passa a Piazza del Municipio. Iscritti in 12 da tutto il mondo, torna a Fanadriano il concorso organistico, la festa da questa sera a Poggiocono, Lumagnà de Navod. Atri a tavola, trionfa il sapore, tutto è pronto per la grande kermesse dedicata al buon mangiare. Sant'Egidio, siamo allo sport, chiuso il torneo basket 3 contro 3, vince Fante Malik, Sport de Profundis, c'è l'articolo dedicato alla conferenza stampa di ieri del Comitato Teramani per il basket, i componenti hanno spiegato perché hanno dovuto abbandonare il progetto
con il quale hanno tentato di salvare la Serie A di basket. Campionati italiani, CSI, l'Abruzzo esulta al Salso Maggiore, calcio al Teramo Giannetti e Montanari. La passione non si ferma, sempre per tornare al basket, ma al basket giovanile. Per i bambini e i ragazzi il sogno continua grazie alla neonata Happy Basket. È tutto per il quotidiano La Città e chiudiamo la rassegna stampa con il tempo. Dalla prima pagina, la cronaca della provincia di Teramo, Silvi Marina entra con il direttore in banca e la rapina. Andiamo nelle pagine interne, quelle di Teramo. ASL, due medici a giudizio per la morte di una bimba. La pediatra e il rianimatore sono accusati di omicidio colposo. I fatti risalgono al 2009. Sara Rapini, di 3 anni e mezzo, dopo essersi sentita male, era stata portata a Sant'Omero e poi ad Ancona. L'8-0, Gammarana, iniziati gli espropri per lo svincolo. CGIL, 9.000 ricoveri inutili, si possono risparmiare 50 milioni. Oggi ci sarà un convegno organizzato dalla CGIL proprio sulla sanità a Teramo. Silvi entra con il direttore Lo Rapina, il malvivente attende l'arrivo del responsabile prima dell'apertura. Colpo di prima mattina alla Banca Toscana, 20.000 euro il bottino. Alba Adriatica, la commessa della gelateria urla, i banditi costretti a fuggire. Ancora Alba picchia la madre per farsi dare i soldi, è stato arrestato. A Giulianova, Conte fa volare la Giulia Servizzi, confermata alla presidenza dopo un più 30% degli utili. Le notizie in breve, sempre Alba Adriatica, evade dai domiciliari, Levakovic torna in carcere. Camera di Commercio, sostegno alle imprese, abbattuti gli interessi. Poi mondiali della medicina, la squadra di Cirilli alle finali per il quinto posto. È tutto per la cronaca. Per quanto riguarda invece gli spettacoli e le manifestazioni, Abruzzo in bici, dal mare alla montagna, visitare la regione ora è più facile grazie ai tour cicloturistici dell'assessorato al turismo della regione Abruzzo. Per la provincia di Teramo il tempo segnala Lumagna de Navod nella frazione di Poggiocono. E adesso andiamo allo sport. Per quanto riguarda Teramo, il basket, Teramo chiude i battenti sepolto dalle accuse. Il comitato spontaneo spiega alcuni passaggi che hanno portato al tracollo della società biancorossa. Resta attiva l'associazione costituita per provare a ripartire, ma per quest'anno non lavorerà. Intanto per il torneo dilettanti, agli appassionati non resta che seguire i ragazzi del Penta. Per quanto riguarda l'atletica leggera, Mezzofondo, D'Onofrio festeggia con un 10° posto il suo esordio internazionale. Infine il bilancio sulla pallamano, sulla Coppa Interamnia, vince l'Argentina, si è conclusa con successo la 40ª edizione della manifestazione teramana. È tutto anche per la rassegna stampa di questa mattina, adesso la pubblicità e poi inizieremo la nostra trasmissione con la nostra prima ospite. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio la prima ospite di questa mattina, Claudia Morelli dell'associazione Enisea. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta Claudia alla nostra trasmissione. Parliamo di un concerto di voci bianche dalla polifonia rinascimentale al gospel che si terrà il 19 luglio a partire dalle 19.30 al Duomo di Teramo. Un concerto particolare, intanto perché? È un concerto particolare perché si tratta di un gemellaggio musicale tra due cori di voci bianche, un coro che già esiste da diversi anni all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è un coro che io dirigo da 2 anni e appunto che verrà qui a Teramo ad esibirsi e farà ascoltare un repertorio molto vasto appunto dalla polifonia rinascimentale, quindi musica a cappella del 500 fino al gospel, passando da autori dell'800 e del 900 come Schubert, Fauré e anche contemporanei come Arnaldo Borreggi. E il gemellaggio perché? Perché questo coro arcobaleno dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia canterà insieme al coro di voci bianche Enisea di Teramo.
che è un coro di giovanissima formazione, prova dall'11 giugno del 2012, quindi ha 10 prove alle spalle. Sono dei ragazzi teramani che noi abbiamo selezionato tra 500 bambini delle scuole teramane. Abbiamo fatto una selezione simile a quella che io faccio all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi una prova attitudinale tesa a verificare le attitudini musicali, appunto melodiche. C'è attenzione verso la musica da parte dei bambini teramani? In quanti hanno partecipato a queste audizioni? Appunto quasi 500, perché noi siamo andati nelle scuole, questo grazie anche al provveditore agli studi che ha promosso l'iniziativa presso i dirigenti scolastici, e quasi 500 bambini hanno aderito all'iniziativa, si sono fatti ascoltare da noi. Di questi 500 ne abbiamo selezionati 80 e adesso stiamo lavorando con questo gruppo di bambini molto molto bravi. Infatti siamo particolarmente contenti perché abbiamo tra le mani un potenziale molto grande. Allora, vogliamo dire anche il nome della soprano, dell'oboista, perché la famiglia Morelli in parte è una famiglia di musicisti. Sì, che poi è qui dietro la telecamera. Sì. Allora, la soprano che si esibirà nel concerto è Manuela Formichella, una soprano molto brava della nostra zona, lei è di Giulianova. È un nome noto, abruzzese. E poi l'oboista è appunto Valeria Morelli. E, pianista accompagnatore è il mio assistente dell'Accademia di Santa Cecilia, Vincenzo Di Carlo, tra l'altro abruzzese anche lui, aquilano. Direttore ovviamente Claudia Morelli, perché Claudia Morelli, poi torniamo un attimo al concerto così diamo anche tutti i dettagli e tutti i particolari per chi volesse ovviamente assistere al concerto, che ricordiamo si terrà il 19 luglio dalle 19.30 al Duomo di Teramo. Sì, quindi esattamente tra una settimana, giovedì prossimo. Claudia Morelli è una teramana che poi però ha studiato fuori, è stata molto tempo fuori da Teramo, adesso è tornata e ci sta spiegando quello che sta facendo con l'associazione, soprattutto quello che state facendo con i bambini, perché sì, come tutte le discipline bisogna iniziare da piccoli poi per ottenere risultati da grandi. Qual è stato il suo percorso per arrivare, di studi, di vita, per arrivare a fare quello che adesso fa? Sì, allora io ho studiato pianoforte qui a Teramo all'Istituto Musicale Braga con la professoressa Gorgoglione, che spero verrà al concerto, anzi poi la chiamerò per invitarla. E diplomatami in pianoforte qui, poi sono andata a studiare a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia e anche insieme a mia sorella abbiamo conseguito il diploma di musica da camera e poi ho intrapreso gli studi di composizione inizialmente con un professore teramano, Giacomo Danese, e poi ho proseguito con altri maestri fuori e quindi ho ottenuto il quarto di composizione e poi ho preso il diploma di direzione di coro a Ferrara circa 2 anni fa. Ho cominciato a lavorare all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia come pianista, sono entrata come pianista accompagnatrice delle compagini corali giovanili, perché lì c'è tutta una struttura molto ampia di cori giovanili, cominciano i bambini a 6 anni e proseguono fino ad arrivare al coro principale, al coro di voci bianche principali che si esibisce con i più grandi direttori d'orchestra, quindi non so, Muti, Pappano, Gergiev, insomma con i nomi. Sì. E infatti, oddio, per questo già solo sentire i primi due. Sì. E poi una volta che si, tra virgolette, pensionano dal coro di voci bianche, confluiscono in un coro giovanile che si chiama La Cantoria. E quindi diciamo che io lavoro con i bambini dai 6 anni fino ai ragazzi di 23. A quelli che stanno in mezzo, diciamo. Sì, prendo diciamo tutta la fascia, i più piccolini in realtà vengono seguiti dal maestro Di Carlo, che è anche il mio pianista accompagnatore. E insomma, sono entrata come pianista e poi nell'arco di qualche anno ho avuto i primi incarichi come direttrice di coro. E volevo correggerla, se mi perdona, sulla cosa che ha detto prima, perché in realtà nell'immaginario collettivo ci si immagina che avendo a che fare con dei bambini non si possa raggiungere una realtà professionale, appunto che si pensa che ci sia bisogno di un percorso per tutta l'età giovanile fino ad arrivare all'età adulta e diventare professionisti. Invece
La cosa bella appunto è che si può lavorare a livello professionale anche con i bambini, chiaramente sempre facendo un certo percorso. Cioè, nel senso, lei mi sta dicendo che anche il bambino può essere un professionista? Assolutamente, a Roma per esempio i nostri ragazzi quando si esibiscono al Teatro dell'Opera di Roma o presso altre realtà vengono anche pagati, ricevono un compenso, perché la loro prestazione è assolutamente professionale, cioè loro si comportano esattamente come coristi adulti. E quindi per questo vengono, ovviamente il lavoro da immaginavo fare... Immaginavo un altro percorso, immaginavo che il bambino si avvicina, non so, a una disciplina, nel caso specifico come nello sport, alla musica, più come ad un gioco e poi ovviamente... Infatti ha detto una cosa verissima, perché è proprio questa la forza di questo invece progetto. No, ci sono i bambini professionisti. Sì, è proprio questa la forza del progetto, perché loro si divertono, non si accorgono nemmeno che a quel dello punto stanno lavorando, stanno, perché se vengono pagati poi alla fine stanno anche lavorando. Sì, infatti per fare questo concerto dobbiamo anche fare un'istanza all'ispettorato del lavoro per ottenere il... Certo, perché è un vero e proprio lavoro. E questi ragazzi della Mani promettono veramente bene, stanno lavorando in una maniera magnifica, abbiamo fatto 10 prove e loro canteranno, apriranno la prima parte di questo concerto di cui stavamo parlando e canteranno già 3 voci, ovviamente dei brani molto semplici, ma già riescono a cantare a 3 voci, quindi per chi è musicista sa che significa. Sai che ed è una io cosa... non l'ho capito che cosa sta dicendo, però chi ci segue, a te poi sono tante le persone appassionate di musica, sì, tanti musicisti, insomma. Non... Ci sono anche tante realtà corali, so anche abbastanza buone, anzi buone. Io veramente non ho mai ascoltato, ma adesso che sono rientrata avrò sicuramente il piacere di ascoltarle. E quindi perché è rinato l'interesse per le voci bianche? Lo si era abbandonato nel tempo per questioni... nel tempo parlo proprio del secolo scorso, anzi di 2 secoli fa, nell'Ottocento anche le donne hanno cominciato a cantare nei cori, mentre prima a loro non era permesso, certo, ad esempio allora cantare in chiesa. Le voci quindi bianche. C'erano le voci bianche che sostituivano, che cantavano le parti più acute. Nell'Ottocento, con diciamo, l'ingresso delle donne, ovviamente è venuta meno l'importanza delle voci bianche, ma adesso è stata riscoperta. Proprio perché si è capito l'importanza della funzione educativa del coro, quello, sì. Perché non è soltanto ovviamente una formazione musicale, ma è anche una funzione sociale, ha una funzione sociale perché i bambini imparano a stare in gruppo, a cercare un obiettivo comune, stando tutti quanti insieme. Mi sembrano un po' i valori che si ritrovano poi nello sport. Sì. Mi permetto di dire questo perché è inutile, insomma, il cognome Morelli, inutile far finta di non sapere chi è, perché loro sono abituate ad avere questi valori non solo con la musica ma anche con lo sport, perché il papà di... il papà di Claudia è il presidente del CONI, per cui insomma quelli che sono i valori dello sport voi li conoscete molto bene perché ci siete anche cresciute, che poi ecco i bambini vengono educati allo stare insieme, al volersi bene, certo, al lavoro di gruppo, di squadra è importante, è fondamentale, e poi i risultati sono quelli che vedrete, perché andate a seguire questo concerto che vedrete il 19 luglio al Duomo. Diamo tutte le indicazioni per come fare ad assistere al concerto. Certo. Sì, allora il concerto avrà inizio alle 19.30, l'ingresso è gratuito e quindi si raccomanda di arrivare magari un po' prima per non rimanere in piedi, perché i ragazzi che parteciperanno sono molti, sono 60 bambini teramani che porteranno le loro famiglie, ci sono tutti i nostri invitati, insomma, quindi conviene arrivare un po' prima per sedersi, altrimenti si assisterà al concerto in piedi, anche se il Duomo è grande, però sicuramente ci sarà da sì, te. Sì, lo speriamo perlomeno. Ma sicuramente sì. Sicuramente e poi c'è ovviamente lo staff dell'Accademia di Santa Cecilia, perché verranno anche ad accompagnare ovviamente i ragazzi del coro Arcobaleno. E il concerto avrà la durata di circa 45 minuti, appunto aprirà il concerto il coro Nisea e seguirà, ovviamente il coro Nisea non potrà fare più di 2 brani perché i ragazzi stanno provando da solo un mese, e poi ci sarà tutta l'esibizione del coro Arcobaleno e termineremo con un brano molto bello che è l'Inno alla Gioia di Beethoven, dalla Nona Sinfonia di Beethoven, dove il coro Nisea canterà insieme al coro Arcobaleno, quindi ci sarà un finale tutti insieme, ecco.
Ricordiamo ancora una volta che l'ingresso è libero. Sì, l'ingresso è assolutamente gratuito. Questo è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Tercas. E devo anche menzionare il Comune di Teramo, voglio, perché soprattutto l'assessore Campana è stato molto sensibile all'iniziativa e si è molto prodigato, ci ha fatto avere due sale per provare durante questo mese, due sale molto belle, il Parco della Scienza e la Sala San Carlo. E quindi insomma abbiamo potuto provare in condizioni acustiche ottime. L'ultima cosa, voglio dire che a settembre ovviamente noi riprenderemo, adesso il Coro Nisea si fermerà durante il mese estivo e a settembre riprenderà l'attività e quindi ci tenevo anche a dare dei riferimenti della nostra associazione in maniera tale che i bambini interessati, ovviamente i genitori interessati, possano contattarci per riscrivere i loro figli. Intanto lo vediamo in sovrimpressione là, il numero di telefono che è quello... Lo leggiamo anche, 342-6941-687, associazione Nisea, per tutte le informazioni ci si può rivolgere a questo numero. Sì, possiamo dare anche l'indirizzo email, che è associazione.nisea@libero.it. Dunque, chi vuole iscriverci? I due riferimenti per avere informazioni e sapere tutto quello che fa l'associazione Nisea, però intanto se volete vedere quello che fa l'associazione, intanto andate il 19 luglio alle 19.30 al Duomo di Teramo per il concerto di Voci Bianche. Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, bentornata a Teramo e ci vediamo al Duomo tra una settimana per questo concerto di Voci Bianche. Grazie a voi. A Claudia Morelli, noi andiamo in pubblicità e poi nel prossimo spazio parleremo di autismo. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio l'altra ospite di questa mattina, Gabriella Lucci del Comitato Montinari Abruzzo. Buongiorno, benvenuta signora Gabriella. Con la signora Gabriella parliamo intanto di questo comitato, di cosa si occupa e di un incontro molto importante che si terrà il 13 luglio nella sede del Centro Servizi Volontariato di Teramo. Perché parliamo di autismo? Non al singolare però, perché poi lei mi spiegava durante la pubblicità alcune cose che riguardano questa malattia che io stessa non conoscevo e che purtroppo l'opinione pubblica non conosce, perché se ne parla sempre troppo poco. Intanto parliamo dell'incontro, le finalità e il tema principale. Allora, l'incontro avverrà nella sede del CSV a Teramo in via Salvo d'Acquisto numero 9 dalle 15.30 alle 19. E il nostro relatore sarà il dottor Verdicchia, uno specialista del metodo ABA e per l'appunto parleremo di metodo ABA. Vogliamo portare a conoscenza delle nostre famiglie, dei nostri politici, quali sono i metodi migliori per affrontare e cercare di far uscire questi ragazzi dall'autismo, perché l'autismo è trattabile, noi partiamo da questo concetto. Per noi è importante questo incontro, è un incontro informativo sul tema i disturbi dello spettro autistico e sarà questo nostro relatore che spiegherà alle famiglie e ai politici che cosa è l'ABA. L'ABA è stata riconosciuta nelle linee guida dal Ministero della Pubblica, dal Ministero, e quindi attualmente si può, diciamo, usare questo metodo per riabilitare i nostri bimbi. Purtroppo nella nostra regione non esiste un centro ABA, a differenza di molte altre regioni, non le sto a menzionare perché sono veramente tante. In America questo metodo è usato da oltre 30 anni con ottimi risultati, in Italia è da pochissimi anni che è entrato e solamente a carico delle famiglie, quindi purtroppo attualmente è difficile anche far passare le informazioni quando si hanno poche risorse a disposizione. Sì, sì, ma solamente i figli di una famiglia benestante riescono a curarsi, gli altri no, e gli altri non riescono neanche ad avere l'informazione giusta. Adesso noi siamo riusciti attraverso l'associazione ad avere questo specialista
che costerà un prezzo molto molto inferiore rispetto al reale che cercano gli americani, perché loro già per venire in Italia cercano delle cifre che le famiglie si sono veramente rovinate, hanno venduto casa per riabilitare i figli. Noi vogliamo con l'associazione appunto far conoscere questa metodologia, creare un centro con le istituzioni, con la regione, col comune, con la provincia, con la ASL, perché anche la ASL è responsabile dei nostri figli, e cercare formare questo centro dove i nostri figli possono andare e riabilitarsi. Vogliamo dare qualche numero su questa problematica? Quanti sono i bambini affetti da autismo? Allora, attualmente le cifre risalgono al 2010, perché dopo il censimento non è stato più fatto, però un bambino su 80 è autistico, quindi le cifre vanno salendo sempre di più. Soprattutto maschietti, vero? Soprattutto il rapporto di 1 a 4 i maschietti. Queste sono cifre che comunque variano. Si parla di autismi, come dicevamo, e non di autismo, perché gli autismi sono diversi, vanno da quello più semplice, che può essere solamente un disturbo dell'apprendimento, perché anche la dislessia è stato messo all'interno dei disturbi dello spettro autistico, fino ad arrivare per l'appunto all'autismo più grave. Il problema è questo, che noi dobbiamo cercare di far capire ai nostri politici, ai nostri dirigenti delle ASL, che intervenire in modo precoce lo stiamo già facendo, perché rispetto a 4 anni fa si interviene in maniera diversa, però anche prevenire. Perché l'autismo si può anche prevenire con delle regole, facendo degli esami specifici alla nascita, vedere la predisposizione genetica di questo bambino, andare a valutare se un bambino è nato prematuro, di non andare a fare subito le vaccinazioni, ma di aspettare, quindi di dare il tempo a questo bimbo di crescere e di maturare. Quindi prevenire assolutamente, anche quando una donna è incinta, ci sono delle cose specifiche da poter fare. Prima di tutto un po' più di attenzione da parte della gente, sì. Poi da parte delle strutture di cultura, quelle sanitarie. Sì, esatto. E anche fare degli esami prima di vaccinare, perché comunque ci sono, l'Inghilterra e la Francia hanno adottato proprio un programma specifico di prevenzione, proprio per evitare, siccome si sono resi conto che questo sarà la malattia del... Perché sta, come ci diceva lei, sì, aumentando purtroppo. Quindi questo metodo è l'ABA ed è un metodo che osserva il bambino nel suo ambiente, che può essere scolastico, può essere a casa o dovunque, anche nella società, anche al di fuori della famiglia, e interviene attraverso delle regole comportamentali. L'ABA è veramente, dà veramente dei risultati ottimi, e attualmente è l'unico che ha portato proprio, cioè l'ABA è scientifico, quindi essendo scientifico c'è l'osservazione e poi porta sicuramente a dei risultati concreti. Sì, perché va sia a prevenire i comportamenti problemi, che sono poi quelli, le ossessioni, l'aggressività, tutte quelle cose che noi non riusciamo anche a controllare. Anche all'interno di una scuola ci sono delle insegnanti, ma non per andare a parlare male assolutamente, però non hanno proprio la cultura e non hanno la preparazione di poter affrontare questa determinata patologia, ma anche le famiglie stesse non ce l'hanno. Quindi dare alle famiglie questi strumenti per poter affrontare la vita in modo più sereno e poter far uscire, anche se lentamente e con tanta difficoltà, questi bambini da questa patologia. Perché l'autismo è trattabile, questo è importante, dobbiamo partire da questo. In America vengono affrontati in maniera diversa, ci sono delle scuole speciali. Noi questo non ce l'abbiamo perché la nostra legge non lo permette, eccetera, però nel pomeriggio nella famiglia si può comunque fare 4 ore di lavoro al di là della scuola, che ti dà l'inclusione e ti dà la socializzazione, perché i nostri figli sono diversi veramente, quindi bisogna avere un'attenzione particolare e una conoscenza specifica e scientifica soprattutto. La vostra associazione, il vostro comitato, intanto com'è contattabile? Perché
tutte quelle famiglie che hanno questo problema all'interno della famiglia, certo, stessa, e vogliono avere magari informazioni, sì, sì, in merito a questa nuova metodologia, ma anche per sapere, per avere un sostegno anche psicologico. Certo, noi seguiamo adesso, come iscritte abbiamo circa 50 famiglie, le seguiamo e le supportiamo anche a livello psicologico. Io invito e esorto di venire domani. Dove siete? Noi siamo intanto, dopo ricordiamo anche il convegno, voi sì, come associazione? Noi come associazione siamo a casa mia, perché per il momento non Teramo, abbiamo una sede, sì sì, via Antonio Micozzi numero 39. E, certo, adesso con la sensibilità degli amministratori ci stiamo muovendo anche con la assessore Romanelli, con l'assessore Rasicci e con Eva Guardiani, ci stiamo muovendo per trovare una sede, perché anche per fare questa scuola avremo bisogno di una sede. Sede adeguata. Attualmente è casa mia che è aperta a tutti e che ricevo in continuazione persone al di là dell'orario del lavoro, perché lavoro pure io, insomma, e quindi la mia apertura è totale, la mia disponibilità anche. Dunque segnatevi, comitato Montinari Abruzzo. Sì, poi importante, siamo anche sul sito, cioè, ci sono sì, i comitati Montinari d'Italia che sono diversi, cioè, basta andare su internet e digitare comitato Montinari e uscirà Abruzzo, Marche, Umbria, perché siamo diversi, Sicilia, eccetera. Basta andare su quello Abruzzo e siamo lì. Poi la mail invece Montinari Abruzzo, @libero.it, quindi il mio numero di telefono dovrebbe comparire, se no 328 6260 788, in modo tale lo che può ripetere se vuole, 328 6260 788, questo è il numero di telefono, ma è importante sapere che siete in via Micozzi 39, sì, a Teramo. Però poi, come ci diceva, sì, la signora, se andate su un qualsiasi motore di ricerca e inserite comitato Montinari, escono tutte le informazioni, non solo su quelli che hanno la sede, sì, in Abruzzo, sì, ma anche nelle altre regioni, sì. Prima di salutarci però ricordiamo l'appuntamento, che sarà anche l'occasione per conoscervi, certo, e per avere anche un contatto diretto, certo, con voi, con questo incontro informativo. E soprattutto con questo professionista, e successivamente spero di poter fare un tavolo dove poter aprire proprio un dibattito in merito a questa apertura di questa scuola. E noi l'incontro sarà luglio, venerdì 13 luglio dalle 15.30 presso il CSV, cioè domani. Dalle 15.30 alle 19. Sì, presso il CSV di Teramo. E vi aspetto in modo tale che ci sediamo e parliamo delle nostre problematiche. Grazie, grazie davvero di cuore alla signora Gabriella Lucci e buona fortuna per il vostro comitato e soprattutto buona fortuna per tutti questi bambini che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno. Che hanno bisogno di aiuto e di sostegno morale ma anche economico per portare, sì, avanti tutto quello che la signora ci ha spiegato. Grazie, buona giornata. Noi andiamo in pubblicità e poi ospiteremo la consigliera di parità della Regione Abruzzo. Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio Letizia Marinelli, consigliera di parità della Regione Abruzzo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. È un piacere ospitarla. È la prima volta che ospitiamo la consigliera di parità. Oggi è stato un caso, perché prima di lei abbiamo ospitato solo donne. Bellissimo. Normalmente non ci succede, nel senso che abbiamo ospiti uomini, donne. Invece oggi, in coincidenza con la sua presenza, finora solo donne. È un caso, però è successo proprio oggi che c'è lei. Tanto benvenuta, lei è di Pescara. Intanto ci comincia a spiegare subito che cos'è la consigliera di parità e di cosa si occupa. Allora, la consigliera di parità innanzitutto può essere regionale, come il mio caso, oppure provinciale, ed è nominata con decreto del Ministro delle Pari Opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro. Prevalentemente la differenza tra le due consigliere provinciali e quella regionale sono date dal fatto che le consigliere provinciali si occupano prevalentemente di casi singoli, quindi di discriminazione sul lavoro, e quindi trattano proprio le donne che hanno subito discriminazione. La consigliera di parità regionale ha invece un compito più collettivo, si rivolge quindi ai casi collettivi e dovrebbe occuparsi di tutte quelle che sono le situazioni attinenti alla parità di genere, alle discriminazioni sul lavoro, ma anche alla lotta agli stereotipi, all'introduzione della cultura della parità di genere all'interno quindi di tutta la regione. Lei cosa ha fatto
Finora, intanto da quando è consigliera di parità? Allora, io sono consigliera con decreto del 22 luglio del 2011, quindi adesso sono quasi un anno. Il 22 luglio un anno. E che cosa ho fatto? Allora, inizialmente io pensavo che dovessi agire attraverso la creazione di una rete che fosse una rete con tutti gli organismi di parità. E mi spiego meglio. Le consigliere di parità sono degli organismi individuali, mentre gli organismi individuali di parità, mentre ci sono altri organismi collettivi che sono date dalle commissioni o dai comitati, che quindi sono appunto collettivi, dove fanno parte diverse persone, c'è normalmente un presidente e due vicepresidenti e altre consigliere. Io inizialmente credevo che per poter iniziare a fare qualcosa qui in Abruzzo e che potesse portare effettivamente ad un cambiamento in tema di parità, in tema di parità di genere e di pari opportunità, dovessi creare quella che io definivo proprio la rete da fare sul territorio con gli organismi individuali e collettivi. Purtroppo questa situazione non mi è riuscita, nel senso che malgrado le riunioni e la volontà di coinvolgere tutti gli organismi, questa cosa non sono riuscita a farla. Posso, perché eravamo ancora poche. Per colpa di chi, se ci sono delle colpe, oppure se il termine colpa è inappropriato in questo purtroppo caso? Purtroppo il luogo comune che le donne non fanno rete è vero. Con questo non voglio dire che facciamo di tutto un erbo un fascio, ma sicuramente questo, tra virgolette, luogo comune è vero. E quindi mi sono trovata con poche persone, allora la rete o la fai con tutti o non la fai, cioè non puoi chiamare una rete quando alla fine erano ancora disparuti gli organismi. E quindi alla fine ho cambiato strategia. In sostanza io credevo che era bello andare tutti insieme in quelle che potessero essere poi le proposte che si potevano portare in Abruzzo, condividerle insieme e quindi avere più forza. Ho cambiato strategia e ho fatto la rete istituzionale, nel senso che ho promosso un protocollo per le pari opportunità in Abruzzo, prima con le province, poi successivamente tutte e quattro le province, poi con i comuni. Attualmente ne sono tre, ma siamo rimasti d'accordo con il sindaco Cialente, che è andato a cavallo con le elezioni. Siamo rimasti d'accordo che lui è assolutamente d'accordo nel firmarlo e quindi stiamo aspettando la data per chiudere con i quattro comuni più importanti. Poi il protocollo rimarrà aperto per l'adesione di tutti quelli che possono essere i comuni più piccoli, i comuni interessati. Questo è stato quindi il primo discorso. In quest'ottica poi nel frattempo mi sono occupata della promozione di progetti comunitari, dei quali alcuni direttamente, nel senso che un progetto comunitario che riguarda la formazione fatto con il dipartimento e quindi che poi è stato vinto, è entrato in graduatoria e quindi è attualmente finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, prevede un corso di perfezionamento in esperto in politiche di parità. Quindi nel frattempo ho creduto opportuno che fosse necessario costruire proprio la formazione in Abruzzo, costruire un bel esercito di donne che potessero poi supportare. Secondo me ce la possiamo fare. Io speriamo. Insomma non mollo. Vabbè, sono una persona, è ovvio, lei è tra virgolette a capo, per cui non può mollare proprio lei. Però come ci diceva, purtroppo noi donne a volte, e questo lo facciamo anche nella politica, spesso quando diciamo non vengono elette le donne, ma se tutte le donne votassero le donne non ci sarebbe spazio per nessun uomo, perché assolutamente siamo veramente tanti. Sì. Allora un po' più di solidarietà femminile aiuterebbe poi anche le donne ad emergere e a ricoprire i cosiddetti ruoli e posti che poi contano. Un po' è colpa nostra, inutile negare. Sì. Però è un mio parere personale. Lo condivido. E infatti facciamo pubblicità: donne, votate le donne, intanto, che diventa per la politica, fondamentale. Che sarebbe un grande passo in avanti in aiuto alle donne e poi in aiuto a noi stesse, perché certo, se poi le donne riuscissero a portare avanti quelle che sono le nostre istanze, sarebbe tutto di guadagnato. E nuovi progetti, questo è il lavoro che nuovi lei ha portato progetti avanti. Allora adesso insomma, brevissima scadenza, ho oggi pomeriggio un convegno che si chiama Economia Mondiale, Economia d'Abruzzo e Parità di Genere, in cui l'ospite principale è il direttore esecutivo della World Bank, quindi della Banca Mondiale, relatori anche il nostro governatore
Gianni Chiodi, io e ci sarà come moderatore il professor Massimo Sargiacomo. È un convegno importante e mi auguro che ci sia un forte coinvolgimento. Dove si svolge? A Pescara, presso la Sala Tinozzi, quindi parliamo della provincia di Pescara, alle ore 18. Di economia al femminile, di fatto anche un po', a parte la parità di genere. Parità di genere nell'ambito economico o in generale? Guardi, diciamo in generale, sicuramente c'è un momento in cui l'economia ha necessità di porre l'attenzione alle donne e non è solamente questo convegno che ho organizzato io, ma è anche il convegno che ha organizzato la Banca d'Italia all'8 marzo, in cui ha proprio proposto donne ed economia la Banca d'Italia. Poi è importante che per quest'anno, per la prima volta nel rapporto annuale, ha fatto un intero capitolo dedicato alle donne, quindi donne ed economia è un binomio azzeccato. Poi c'è sicuramente il discorso che la World Bank ha fatto nel suo rapporto di sviluppo di gender, e in cui c'è tutto un discorso di quali sono le cause del ritardo di questa disparità di genere. E quindi è sicuramente più che mai un discorso azzeccato. Ci sono studi attualmente che l'economia potrebbe prevedere un aumento del 4% del PIL. Questo studio non l'ho fatto io, non sono un economista, quindi parlo di una professoressa dell'Università Cattolica, la quale proprio ha portato avanti una tesi su come si può sviluppare l'importanza in un contesto di riforme, in un contesto di ripresa del paese, in un contesto quindi di considerazione di diversi fattori che sicuramente vanno dall'istruzione alle riforme sul mondo della scuola, delle imprese, insomma tutto un discorso molto ampio. Sicuramente le donne possono apportare, potrebbero essere l'elemento strategico, ecco, mi permetto di affermare. Sì. In un momento in cui ovviamente l'economia è al centro dell'attenzione di tutto il mondo per colpa della oramai famigerata crisi, potremmo essere il punto di svolta. Sì, sicuramente sì. Dunque, in questo momento ricordiamo l'orario per chi volesse partecipare a Pescara. Alle ore 18 alla provincia di Pescara, sì, non l'abbiamo fatto un po' comodo, poi ci sarà anche una parte, mi auguro, di dibattito, è previsto, per cui tutte le persone che verranno sono invitate a partecipare, a porre quesiti, a confrontarci un attimo. Allora, la professoressa Letizia Marinelli, tanto come diciamo una professoressa, dunque una docente di una materia anche un po' particolare. Legislazione antidiscriminatoria in Italia e nei paesi dell'Unione Europea. Non è un caso se lei poi è stata scelta a ricoprire questo ruolo, voglio dire. Discriminazione, perché le donne spesso... Le consigliere di parità innanzitutto hanno necessità di avere un percorso di esperienza e quindi hanno necessità di avere un percorso di esperienza di 2 anni oppure di formazione in tema di pari opportunità. Dunque devono avere un certo curriculum. Un certo curriculum, che è un curriculum pubblico. E nel mio caso io poi sono stata il primo modulo europeo in materia di pari opportunità con le pari opportunità nell'Unione Europea, e quindi sono stata un insegnamento proprio dell'Unione Europea, parlo del 2000 quando ho iniziato. Quindi. E lei si è occupata anche di centri antiviolenza? Sì, praticamente il discorso è iniziato verso novembre-dicembre, dove praticamente, allora io credo importante, fondamentale, poter partecipare a quelli che sono i bandi comunitari o nazionali, e quindi perché le risorse sono esigue, e quindi sicuramente abbiamo necessità di, tra virgolette, organizzarci in una misura tale che riusciamo ad apportare delle risorse qui in Abruzzo. Quindi sono stata la promotrice di un'associazione temporanea di scopo che ha riguardato i comuni di Pescara, Chieti e Teramo e le province, e quindi centri antiviolenza. Dopodiché questa cosa si è conclusa, questa promozione di questa ATS con un progetto che è il progetto Maya, una casa per l'Abruzzo, promosso particolarmente anche dal centro Ananche con le professionalità che hanno loro.
ma con tutta la partecipazione del partenariato, e questo progetto è stato finanziato. Quindi per fortuna abbiamo una buona notizia in un momento che in questi giorni abbiamo... in cui il sociale soffre un po'. Il sociale soffre un po' e avevamo questa necessità, insomma, qui di rifinanziare la legge regionale sui centri antiviolenza, il che adesso con questa... cioè Maia non vuol dire che andrà a rifinanziare i centri antiviolenza, però offre dei servizi sul territorio insieme ad un altro progetto che è stato finanziato, che è il progetto Penelope, e ce ne sono altri due che conosco meno in quanto, diciamo, non ci sono entrata, ma insomma queste avevano risorse in Abruzzo per i centri antiviolenza, e questa è una buona notizia. Questo vuol dire che tutto il discorso anche che c'era in questi giorni recentemente, dei quali mi sono occupata anche nella volontà di poter rifinanziare la legge regionale sui centri antiviolenza, che ha attualmente stanziati solo 60.000 euro, e quindi nella necessità, per far partire il bando poi a settembre, di avere un pochino più di fondi, sicuramente possiamo dire che stiamo tamponando una situazione qui dei centri antiviolenza. Per fortuna. Per fortuna, perché il discorso della violenza è un discorso delicato e sicuramente necessita comunque che la legge regionale sui centri antiviolenza possa essere finanziata con una cadenza, diciamo, e con un ritmo tale che consenta l'esistenza ai centri e consenta di marginare questa terribile situazione. Come ci vogliamo salutare? Come vuole lei, ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente presto, sono contenta di averla conosciuta personalmente. Lei è e sarà sempre la benvenuta a Teleponte. Grazie. Grazie alla professoressa Letizia Marinelli, consigliera di parità della Regione Abruzzo. Adesso la pubblicità e poi c'è lui, Mario Lamberti. Eccolo qui, è arrivato. Io vi invito a guardarlo stamattina come si è presentato. Sembri un turista... Non saprei neanche se dire un turista, no, tedesco, perché i tedeschi non si vestono, un turista, anche perché sei in partenza. Spero di sì. Come spero di sì? Ma la voce dove l'hai lasciata? Quella prima cosa è l'ho lasciata... Al mare? No, alla festa di chiusura della Coppa Interamia. L'hai lasciata gridando al mondo. Sì, c'era mezzo mondo, ovviamente. C'era mezzo mondo, bellissimi, allora, gli indiani. Oggi hai portato quello che è uno dei miei libri preferiti, Le città invisibili di Calvino. Non fosse altro per il fatto che una delle città invisibili si chiama come me. Dorotea. Poi è un capolavoro, a prescindere da questo. Sì, perché... Ciao Mario mio, dolce, saggio e raggio di sole. Oddio, di una dichiarazione così bella, che nessun ospite di questo salotto aveva mai avuto. Ma è legata alla poesia. Noi alimentiamo la poesia e poi la poesia vive in ognuno di noi. Questo è vero. E riscopre. È vero. È un po' come il sorriso, è contagioso. Se uno ti sorride, automaticamente tu sorridi. E così è la poesia, è vero. È vero, è vero. Allora, perché tu delle città ringrazio. Non hai sottolineato ovviamente la città di Dorotea, ma vedo qui il segno, la città degli occhi, degli scambi. Le città nascoste. Perché è Raissa, la città nascosta. Una rivelazione è stata che le città invisibili sono ad alta qualità e profondamente vivibili, in quanto la struttura è immateriale, certo. Il viaggio interiore è il cammino e la destinazione. Di qui il collegamento a Itaca, a Pangea, a Titania, a Patma, cioè un collegamento territoriale con un discorso letterario importantissimo fatto Italo Calvino. Quindi la citazione pure per la lettura, un libro consigliato per l'estate. A parte che sono delle città, poi così come le descrive lui, mia preferita è quella che si specchia. Praticamente la città, sono due città identiche che si specchiano, cioè la città che sta sopra si specchia e si ride. Con quella sotto, c'è una città identica. Sospesa su cavi, c'è una città che ogni mese si spostano, è un capolavoro che assoluto, costruiscono, è inutile leggerne un po', ma è da scoprire, un libro l'ho invitato da scoprire, perché è collegato anche al paese dell'utopia di Giacinto Auriti. Sono le cinque risposte a un altro poeta, Ezra Pound,
che si poneva questa cosa sull'interesse, sulla moneta, importante, non apriamo tante discussioni, ma il signoraggio comunque è parte della conoscenza, che collegato le città invisibili la al paese. La moneta invisibile alle città invisibili. Perché poi ci arriva il lingotto. No, perché il lingotto, mi guardi e ridi, poi mi devi dire perché no, sei perché... fermato, mi hai guardato e... Ah, perché ho conosciuto Lello Bassi. Che giustamente dice, io dico quello che mi pare perché sono un buffone e lo sposo pienamente questa cosa, perciò rido di me stesso. Che giustamente dico quello che mi pare perché sono un buffone. No, per lui è una tradizione circense, per chi non lo conosce, più di 150 anni, che sono dal Trisavolo, che sono praticamente clown bianchi. Io senza volerlo mi rendo conto che sono un clown bianco. Un po' abbronzato. Abbronzato, cioè. Però ecco. Io sono un clown bianco oggi. Perché no, nero. Nero di vestito, ma di pelle bianchissima, perché ancora non vado al mare, ma fammici andare. Perché 15 ti aspettano tutti già. Certo, io mi hai fatto la piazza. Col tappeto rosso. Allo scuola i bambini. Tutti, anzi, io li saluto i bambini dello scuola e li vado anche a trovare personalmente. Eh sì, volevo arrivare a questo passaggio, sì. Perché tra la... ecco. Questa. Che cosa c'è? Oh, questo è il libretto per il quale sono un salvo avanguardista. Intanto c'è la Madonna del Mare. C'è la Madonna del Mare. Oggi però non c'è. Oggi vabbè, no, però abbiamo l'icona, va bene, abbiamo il santino qua, sta a posto. Questo, oddio Mario. Il libretto universitario. Cioè, tu hai avuto pure i capelli corti. No, ve lo devo fare, posso farlo vedere? Farlo vedere. È un documento. Basta togliere le carte. Lo so, se ci riesco, è vero. Basta fare l'esatto contrario di quello che stavo facendo perché io. Perché per il lingotto e la barcola, uniti a questi due libri c'è... Qua veramente sembri un ricercatore. Sai le foto segnaletiche dei ricercati? Sì. Giancarlo, ci riusciamo, sì? Ricercato. Ricercato sotto, adesso ci schiamo. No, no, puoi parlare nel frattempo. Sì, nel frattempo. Eccolo qua. 4 anni in uno ho fatto. Hai fatto 4 anni universitari in 3 mesi all'Accademia dell'Aquila. Cioè, o sei un genio o... Ho avuto delle grazie. Per grazia ricevuta. E dal lingotto volevo proprio con gli amici un attimo qui di tutti quanti, perché vi ringrazio tutti, ringrazio tutto, ringrazio... grazie a tutto che ci siamo, quindi è proprio il primo verso, perché poi il lingotto, diciamo che compie questo spostamento di poter essere continuato, chi ce l'ha lo continua, può scriverci sopra, così diventando da multiplo a unico in base a chi ce l'ha. Però è bello leggere questo prima parte, perché un po' è quello che noi vediamo quando vediamo un orizzonte. È come quando vediamo anche la televisione. Stamattina mi è venuta in mente una poesia mentre meditavo, è che quando il fuoco sostituirà la cucina, quando le macchine andranno ad acqua, mai, i tatuaggi di tutti i ragazzi avranno un senso. Me la spieghi? Sì. Non tanto la prima e la seconda strofa, ma i tatuaggi collegati alle altre due possibilità che si devono... Perché obiettivamente verificare. Ci sono tantissime persone che portano i tatuaggi, no? Pure io, anch'io. In realtà poi non ci si comporta a livello tribale, diventa quasi una moda lo è, diciamoci la verità, è partita come una filosofia di vita e poi è diventata una moda, perché adesso pure io ce l'ho, dunque figurati, per dire, ce l'abbiamo tutti il tatuaggio. Ma appunto perché ce l'abbiamo tutti, probabilmente questo segno ancestrale, antico, può risvegliare in noi il lato tribale. E che dobbiamo fare per essere tribali? Salutarsi, iniziarsi a salutare, come succede in una tribù. Nelle tribù la gente si aiuta, si saluta, si collabora. E sento che questo il seme c'è, il seme del tutti insieme è sparso, poi però bisogna raccoglierlo. Ci metteremo gli anni. Però in questi versi rappresi il lento sfacello
delle strutture umane innanzi a spiagge azzurre arate da cavalli bianchi. Perché sfacello con due L, disfarsi bello, che non è un errore, ma è una... Io oramai, io credo, perché poi succedono secondo me anche queste cose, io a volte credo di interpretare il tuo pensiero. Perfetto. No, perfetto. Diventa tu. Ed è drammatica però la cosa, perché la mia testa percepisce delle cose che non posso ripetere in televisione. Perché? Non lo so. Vabbè, puoi trovare metafore. No, meglio di no. Andiamo perché? Avanti con quest'ultima teoria. No, questo no, è che è lento il processo, ma ormai è in atto. È in atto il... perché nei versi che noi raccontiamo ogni giorno con il nostro vivere quotidiano, in realtà ci rendiamo conto del processo di trasformazione ineluttabile che sta compiendo la Terra. Che Monti dice, cioè, guerra, facciamo guerra ai conti, no? Mi sembra un po' tutto vano, come l'amore va. L'amore è vano. Come è invisibile, immateriale. Come le città di Calvino. Come le città di Calvino, cioè non è vano nel senso ivano, divano, come per sedersi, ma è qualcosa che ci spinge ad andare oltre. E quindi il crollo delle città, lo sappiamo bene, che porta al crollo della civiltà, e piano piano si ricostruisce l'immaginario, grazie anche alle città invisibili, perché leggere le città invisibili può darci l'ispirazione a trovare soluzioni vivibili nella realtà. Come il paese dell'utopia ci insegna praticamente a capire che cos'è il denaro, come utilizzare al meglio i rapporti. E infine, ecco, la barconota è una metafora dello scambio che possiamo avere, come io, grazie a Dorotea, che è una città invisibile, ma anche una persona molto vivibile. Che pure una persona invisibile potrei essere. Oh, invisibile, certo, scompa. Chi lo sa chi c'è al di là di qua, Dorotea? Esatto. Niente. No, al per dire di qua chissà che c'è. Che oggi poi porta pure i teschi. Dito, mi sono messo un po' aggressiva per non essere sempre... No, ma noiosa, c'è questo. Ho conosciuto ultimamente tantissime persone col tatuaggio del teschio. No, quello non lo farei, però l'orecchino, visto che tra l'altro va di moda. Poi ho questo capito. È un teschio un po' sfigatello, non c'ha la faccia da cattivo. Ma perché? C'ha la faccia da teschio buono. Sì, è buono. Sì, c'ha la faccetta. Ma io mi sono domandato, perché tutti questi teschi? Ah, non lo so, è moda. È una moda. È un passaggio pure, no? Un rito di passaggio da un momento di morte. Cioè, in realtà noi... siamo nel pieno della decadenza. Tutto ha un significato nella tutto, vita, tutto. Per cui anche la moda esprime comunque un momento che la società sta vivendo, uno stato d'animo della popolazione. Il teschio adesso ci sta bene, perché sì. Siamo tutti più o meno. O pirati. O pirati. Oppure c'è pure i teschi di cristallo, c'è pure quest'altra sì. Leggenda che narra di questi 8... o 12, mi ricordo, teschi di cristallo che messi insieme potrebbero salvare il mondo dall'autodistruzione. Dove li dobbiamo andare a trovare questi teschi di cristallo? Ci sono già archeologi di tutto il mondo che stanno lavorando. Mi rimane difficile credere che se sono teschi molto antichi di cristallo possano essere ancora intatti, però se è una leggenda, nelle leggende tutto è possibile, oggi... come nei sogni e nella fantasia. E poi la cosa divertente, volevo dire, che come hanno scoperto la particella di Dio e hanno tagliato i fondi, avevamo scoperto Itaca e ci hanno chiuso le porte. Però va bene, si va avanti, perché comunque si espanse su tutta la spiaggia. Perché non usi Facebook? Vorrei avere la tua quotidiana positività. Tu ci sei su Facebook? Io ci sono, ho provato in tutti i modi a mettermi nel linguaggio contemporaneo e purtroppo amo troppo la realtà, non ci riesco. Dopo un'oretta che sto lì mi fonde il cervello, dico lascio perdere, perché dico c'è il sole, c'è il mare, c'è il fiume, c'è Zè. Mi piace la realtà, infatti guarda, tutti quelli che mi incontrano ovunque, possiamo stare insieme ore, mesi, anni, giorni.
perché mesi, anni e giorni sono viandanti in questo nostro percorso verso l'esplorazione del sé. Vai verso di te, entra nel sé. Il sé profondo, diciamo che è quello che anima il mondo, la cosa racchiusa in ogni cosa. Io vorrei farti parlare per 3 o 4 ore e vedere se riesci a fare solo le rime. Anche i teschi sono un segno del lento sfacello. Eh sì, è un punto di vista, no? Più certo, o meno dicevamo certo. Questo, sì, insomma. Sì, sì, se adesso è uno dei simboli maggiormente usati dagli stilisti, come vedete gli orecchini, i vestiti, borse, un po' ovunque sono i teschi, qualcosa significherà. Sì, che siamo anche inconsciamente pronti a tutto, pronti, sì. ci siamo. Ed è per questo che la letteratura, comunque tutto l'accumulo concettuale del Novecento, può essere utile nella nostra quotidianità. In questo lo spost contemporaneo, diciamo questa teoria, genera nuovi spazi, perché per esempio vedere le cose in maniera diversa, no? Ci aiuta anche a trovare quelle soluzioni che sono sotto gli occhi, ma obiettivamente non troviamo. È vero, il confronto, il contatto con gli altri, diretto, se diretto. Possibile, se io sono d'accordo con te sul contatto diretto e non virtuale. No, no, anche se poi ci sono questi, ecco, un grande mezzo di comunicazione che ho potuto esplorare grazie a te è questo della televisione, che mi ha, che permette ovviamente di dialogare con molte persone, poi ecco, nel riscontro reale. Ecco, per concludere, diciamo, questa lettura, che poi è l'invito a Cologna, penso, non so, quando volete, io ne sono portatore. Portatore sano di lingotto. Di lingotto. Eccolo qua, io lo leggerò perché sono in ferie e io quando vado in ferie normalmente leggo moltissimo. A caso, dai. A caso? Oppure l'ultimo. Perdonarsi per perdonare. Perdonarsi per donare. E cantare chiama voce, danzano corpi mentre ci accendiamo spegnendo ogni passo in questo triste, sereno trapasso. Sereno ce l'hai aggiunto tu perché qui non ce l'hai scritto. Sì, infatti. Tu modifichi le tue poesie. Io modifico. Poi, oltre, vai, c'è un altro verso. E sorge quel che ora non si vede, un nuovo colore, una sola fede. E finì così che non si perse niente. Interpose i poli, suggellò i fiori stagni e crebbe l'avido indugio d'estasi dionisiaca. Ma versato il calice caldo, caotico, verde, centrato nella sfera il senso del suono incontenibile. Arricchisce in onda gli occhi e mai smarrisce il proprio passaggio. E ora siamo il mare, il sale, l'odore della terra, la ricchezza immateriale che espande e fonde e connette in onde dalle rive all'orizzonte sull'intero continente. Per grazia, gioia e giustizia, ora nell'era dell'oro. Bravo. Bene, ti ho seguito, qualcosa hai saltato però. Ho saltato molti pezzi, sì, però sì. Volevo arrivare un attimo a una sintesi, sì, perché era collegato bene. Ci dobbiamo salutare, certo. Anche perché noi ci rivediamo a settembre, perché tu parti adesso. Io non lo so più, però sono in viaggio sempre e chi... ecco, questo invito a chi vuole viaggiare, con viaggiare te? Basta incontrarsi. Come grazie. Farò senza di te in questo mese? Beh, e mezzo. Ci vediamo al mare. A Cologna, a sì. Cologna. Quello vabbè, cioè, il viaggio mio è breve, però può no, essere... il viaggio è come dice Giuseppe... Non dipende dai chilometri che uno percorre, dipende dai chilometri che percorre la mente, non quelli reali. È lo spirito, il sé, diciamo così, è lo spirito che anima le cose, che è in ogni cosa. Profonda, profonda. Siccome siamo tanti, uniti e pronti per sentieri più profondi, ci tocca ascoltarci, ascoltiamoci in mare. Nelle onde del mare c'è una grande... Lui racconta grandi cose, il mare, se si ascolta. Lo ascolteremo, adesso abbiamo un po' di tempo per farlo. Mario?
Sei stato grazie. Uno splendido, splendido, splendido compagno di viaggio. Anche tu. A me non piacciono i saluti e non no, li faccio. Dopo. Quando si spengono le telecamere ci prendiamo un caffè. Mario, dopo. Buon viaggio. Grazie, anche a te. Però poi io dopo ti aspetto, perché oramai sei diventato mio amico, io non ti lascio più. Che i mariti, i fidanzati si lasciano, gli amici no. No, gli amici mai. Non mai. Mai. Gli amici, amicizia. È la parte più profonda, una delle parti più belle dell'amore, insomma, quella di nutrirsi l'un l'altro. Si dice proprio che ogni amico è una perla che si mette la collana del viaggio. Le porti le perle come le vuoi. Grazie Mario, grazie. Grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani. Grazie e viva l'amicizia. E viva l'amicizia.